Forse il Covid per il mondo del turismo non è stato poi così disastroso, almeno sotto certi aspetti. Ciao, il titolo del video e anche l'intro è volutamente provocatoria. Prima di partire però con quello che è il succo del video, ho un annuncio da farvi. Sulla mia pagina Facebook ho condiviso ieri, il 7 gennaio, se non guardate il video, il giorno di pubblicazione, uno sconto per quanto riguarda AliExpress. Probabilmente ne arriveranno anche altri, per cui per non perderveli assicuratevi di seguirmi e anche magari attivate le notifiche in modo tale da essere avvisati quando pubblico sul Facebook e appunto non perdervi tutte le novità. Con il Covid il turismo ha subito sicuramente una bruttissima battuta d'arresto, ma non tutto il male viene per nuocere perché in alcuni casi il turismo, in particolare quello di massa, ha un impatto veramente distruttivo sul nostro ambiente. Quindi in questo video andremo a vedere quelle mete turistiche che generalmente sono prese d'assalto dal turismo di massa che hanno beneficiato della battuta d'arresto data dal Covid al mondo del turismo. Potete muovervi tra i vari capitoli cliccando sulla timeline qui sotto. La prima meta è Venezia. Non è un segreto che Venezia stia affondando e che non sta decisamente aiutando tutto il turismo di massa che ha richiamato a sé negli ultimi anni. Le milioni di turisti che normalmente approdano in città la rendono affollata praticamente in qualsiasi periodo dell'anno e decisamente la rendono quasi impraticabile. Menzione particolare va alle navi da crociera che minacciano pericolosamente il sito storico nel quale navigano. Sempre in Italia ci trasferiamo a Roma, più precisamente parliamo del Colosseo. I quasi 2000 anni di storia di questo monumento non sono decisamente stati clementi a livello di usura normale, diciamo così. All'usura normale del tempo però dobbiamo anche aggiungere i turisti che vandalizzano la costruzione cercando di rubarne dei pezzi oppure ci disegnano graffiti, mettono firme, eccetera, sulle colonne che sono rimaste. Rimaniamo in Europa, più precisamente ci spostiamo a Stonehenge, in Inghilterra. Ogni anno questo sito che rimane ancora avvolto nel mistero richiama milioni di turisti e come per il Colosseo. Ci sono molti di questi che vanno a scalfire, a rovinare le pietre, cosa che ha reso irrimediabile ogni restauro quasi. In più, tutte le strade che si stanno sviluppando intorno al sito ne minacciano pericolosamente l'integrità. Altro sito in pericolo sono le piramidi d'Egitto. Infatti, decenni di turismo di massa hanno deteriorato irrimediabilmente le costruzioni e c'è di peggio, se vogliamo così, perché tutti i tentativi di restauro non sono andati a buon fine, anzi hanno forse anche peggiorato la situazione. Ci spostiamo quindi in Asia, in Cambogia, dove c'è Angkor Wat, il principale sito turistico del paese. In questo caso, se da un lato i soldi che derivano dal turismo servono a restaurare la costruzione, dall'altro è proprio il turismo a causare i maggiori danni, perché sono molte le persone che vanno lì per portarsi a casa un pezzo, per disegnare e mettere la firma con dei graffiti, eccetera. Rispetto alla Cambogia ci spostiamo di poco perché passiamo alla Thailandia e più precisamente all'arcipelago delle Phi Phi Islands. È stato reso famoso nel 2000 dal film The Beach con Leonardo DiCaprio e ha subito da quel momento in poi un'esplosione del turismo di massa, tant'è che le spiagge e le acque di queste isole vergini sono pericolosamente minacciate da appunto questo incremento incontrollato. Il governo sembra tuttavia interessato a preservare il più a lungo possibile questi paesaggi, tant'è che si pensa già da un po' di limitare o addirittura di chiudere a tempo indeterminato queste isole in maniera tale da permettere il pieno recupero dell'ambiente naturale. Sempre in Asia ci spostiamo un po' più a nord e parliamo della Grande Muraglia Cinese che in passato si estendeva per oltre 5.000 miglia. Ma negli ultimi anni ben i due terzi della Grande Muraglia Cinese sono andati distrutti. Infatti all'erosione naturale ambientale
si è aggiunto anche il turismo di massa che in alcuni casi non si limita a passeggiare sulla muraglia e ad ammirare appunto i paesaggi che la circondano, ma va anche a vandalizzare questo patrimonio dell'umanità. Ci spostiamo poi in America, più precisamente in Perù, a Machu Picchu, una delle mete più ambite, infatti è tra i must see di praticamente qualsiasi viaggiatore. Qui il massiccio afflusso di visitatori ha già minacciato in maniera molto seria la sua conservazione, tant'è che il governo sta già limitando l'accesso a 2.500 persone al giorno. Sempre in Sud America, passiamo alle isole Galapagos. Un ecosistema veramente molto vario, ma anche molto molto fragile. Tant'è che già nel 2007 l'UNESCO ha inserito le isole tra i beni patrimonio dell'umanità in pericolo. E sono già state messe in atto molte restrizioni a livello turistico al fine di preservare sia la flora che la fauna, ovviamente. Ci spostiamo poi in Antartide, che pur essendo una meta relativamente poco frequentata rispetto alle altre di cui ho parlato, è una meta nuova, diciamo così. Qui infatti il crescente traffico di navi da crociera sta inquinando irrimediabilmente le acque e minaccia sia la costa che tutto l'ecosistema marino che la circonda. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure e come vi ho detto all'inizio seguitemi anche su Facebook dove c'è già uno sconto per quanto riguarda AliExpress e potrebbero arrivarne altri in futuro, quindi seguitemi anche lì in modo tale da non perderveli. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life!